canapo con un contrappeso molto pesante che consente. Ecco la partenza, data per partito buona. Partito il Palio di Asti 2017. In testa San Lazzaro e Torretta. Testa a testa di San Lazzaro e Torretta. Siamo a metà del primo giro. Ancora San Lazzaro con Zedde. Zedde e Torretta in seconda posizione. E poi c'è San Martino San Rocco. Per ora il derby tra Francesco Caria e Giuseppe Zetta. C'è una caduta. Abbiamo una caduta. Vi diciamo subito ancora San Lazzaro. Abbiamo un cavallo scosso in pista, il Lotto. Numero 20, San Secondo. San Secondo, Riccieri. Ancora San Lazzaro, mentre Torretta cerca di insidiare Zedde, Fantine Zedde, Torretta in seconda posizione, in terza posizione si sta inserendo San Martino San Rocco in recupero. Però direi molto bene Zedde. Lo vediamo quando siamo all'ultimo giro. All'ultimo giro abbiamo Giuseppe Zedde, Gingillo, 35 anni, senese, ha già vinto 3 volte qui ad Asti e possiamo dire che sta correndo quasi. San Martino in recupero, ma sono ancora 2 curve. Arrivano adesso alla curva del Cavallone, che è la più stretta, tiene bene la curva. Tiene bene Zedde. Cerca San Martino di recuperare. Il rilancio di San Martino all'ultima curva. Siamo molto. San Martino ci prova, ma niente. Non ce la fa. Vince San Lazzaro. Giuseppe Zedde si porta a casa il Palio 2017. Lo ricordiamo, Gingillo il suo soprannome, senese, 35 anni, ha vinto già 3 volte qui ad Asti. Vince e San Lazzaro ha già vinto ben 5 volte nell'87, nel 91, nel 99, nel 2001 e nel 2008. E quindi diciamo che vince, in questo momento si mette in testa nella classifica dei borghi e dei rioni che hanno più vinto dalla